Grazie, finalmente vi posso parlare del mio colore di capelli perché davvero ricevo ogni giorno tantissime, tantissime domande e sono contenta che vi piace veramente parecchio. Quindi ho deciso di fare un video per parlarne direttamente, mettere tutto in questo video così potete essere informata davvero su tutti i vari passaggi che ho fatto in questo periodo sul colore di capelli. In ogni caso, il colore che vedete adesso è un pelino più intenso e l'ho appena fatto rispetto a quello precedente, ma non vi preoccupate perché vi parlerò davvero di tutto, anche del colore che avevo prima e di come lo facevo, di come ho fatto questo, insomma tutto. Allora, partiamo dal principio. Il colore che avevo all'inizio lo avevo fatto dalla parrucchiera. E io parto da una base castano chiara in gergo. In realtà il colore chiamato dal parrucchiere è un penso biondo cenere, biondo scuro. E lei mi aveva fatto un 77.44, che è una sorta di ramato. Adesso non so che tinta usasse, quindi non vi posso dire la marca. Comunque era una sorta di rosso rame intenso, se non sbaglio, 77.44. Poi, la volta dopo, l'ho voluto un pochino intensificare e sempre la parrucchiera mi ha fatto sempre 77.44 e poi ci ha messo dentro una punta di rosso intenso, quindi il colore che avete visto nei video proprio precedenti a questo era questo qui. Oggi avevo di nuovo la ricrescita, purtroppo ogni mese un botto di ricrescita, quindi sono andata a comprarmi la tinta da sola. Lasciamo stare che ho speso 27,40 euro. Facevo prima andare alla parrucchiera, mi sa che spendevo di meno. Però ho comprato davvero tutto. Ho comprato il barattolino, ho comprato il pennello, le due tinte e l'ossigeno. Due tinte perché adesso vi spiego come ho ottenuto questo colore. Vedete com'è bello? Cioè mi piace proprio. E devo dire che sono pure riuscita a farmelo da sola e dopo vi spiegherò anche come. Comunque iniziamo subito. Le tinte che ho comprato non sono tinte da supermercato, ma le ho comprate in un negozio di rifornitori per parrucchieri. E ho fatto metà e metà tra due tinte, tra il 7,64 della marca Magie Rouge L'Oréal Professional, quindi 7,64, che è un biondo rosso rame. E poi l'altra metà si chiama Magie Real Mix. E si chiama Couvre Mix Rame. E questo qua penso che dovrebbe essere più che altro una sorta di correttore, quindi una specie di intensificatore del colore. Quindi, come vedete, il mio colore ha in alcuni punti, non so se si vede dalla telecamera, proprio dei riflessi ramati, penso proprio grazie a questo correttore. Poi ho comprato l'ossigeno perché senza ossigeno non si attivano. Allora, il ragazzo che vendeva queste cose mi ha lasciato proprio un bigliettino in cui mi ha scritto proprio come fare. Ho messo mezzo tubo di 7.64, mezzo tubo di mix couvre rame e poi ho messo 4 cucchiai di ossigeno a 30 volumi. Praticamente i cucchiai devono essere cucchiai normali da minestra, però rasi. E tutto ciò perché non avevo il misurino. Però siccome non avevo il misurino, mi ha detto che potevo benissimo usare le dosi dei cucchiai che mi ha scritto lui. Ho messo tutto in questa ciotolina qui, che ho comprato sempre da lui, e con il pennello ho mischiato tutte le cose varie, ossigeno, tinta e tinta, fino a ottenere il risultato desiderato. Dopodiché ho iniziato a mettermelo sulla testa, seguendo un tutorial super, super, super perfetto, non si dice, vabbè, secondo un tutorial veramente veramente fatto bene di Twilight 27 Bella, di cui vi avevo già parlato in altri video, sicuramente la conoscerete. Se non la conoscete, è una ragazza veramente in gamba che fa dei video sui capelli, sulla cura dei capelli, tinte, tagli e cose varie, e ha fatto proprio un video su come mettersi la tinta da sole. Devo dire che mi è venuta benissimo, ragazzi, mi è venuto davvero bene perché non ho per niente, cioè ho coperto tutti i capelli da sola. Invece dietro, non so perché non vedo, però dietro ho fatto fare a mio fratello, quindi
Forse in alcune parti non è molto coperto, ma tanto non si vede. E qua sotto invece è tutto coperto, quindi sono contentissima. Praticamente vi spiego in 2 secondi il suo metodo. Se volete invece comprenderlo meglio, andate sul suo canale, sul suo video che vi metto magari qui o nell'info box per vedere proprio i passaggi. Cosa si fa? Allora, prima di tutto si tira, vabbè, o dovevo aver messo la crema per evitare che si sporchi la pelle eccessivamente, come vedete io ancora sono sporca. Comunque, questo mi succede anche dal parrucchiere. Prima di tutto si tirano indietro i capelli e si fa col pennello tutta la parte della ricrescita qui davanti e il colore si appoggia, non si strofina perché altrimenti non prende. Poi si fa in centro e poi si prende una sorta di quadrante che arriva di qui all'orecchio. In questo modo, ecco, si prende questa parte e si inizia da qui. Quindi si spennella la ricrescita che c'è qui e piano piano si inizia a dividere in sezioni, uno e si spennella e si tira di qua. Poi un'altra sezione si spennella e si tira di qua e così via per tutta la parte. Si fa la stessa cosa poi da questa parte e invece per la parte dietro si inizia da qui. Inizia, questa è stata veramente la parte più difficile. Comunque si inizia da qui a tirare in avanti le ciocche e si procede orizzontalmente. Comunque, questa è la spiegazione veramente sintetica. Se volete vedere proprio come si fa, andate sul suo video perché è bravissimo. Dopo aver finito tutte le radici, ho passato il colore anche sulle lunghezze, un po' con le mani, un po' col pennello, perché altrimenti davvero non avrebbe preso, e ho lasciato agire 30 minuti. In realtà ho finito di mettere il colore sulle radici alle 2.05, quindi dalle 2.05 ho contato 30 minuti, e in quei 30 minuti ho messo, vabbè, in 5-10 minuti il colore su tutte le lunghezze. Quindi ho iniziato a contare il tempo da quando avevo finito le radici. Quindi alla fine sulle lunghezze sarà stato più o meno 20 minuti. E devo dire che mi è venuto benissimo, come vi ho già detto. Per quanto riguarda la radice e le lunghezze, come al solito c'è differenza, anche quando però vado dal parrucchiere si vede la differenza, e soprattutto alla prima volta, perché io l'ho appena fatta. Il vero colore, come mi ha detto il ragazzo del negozio, si vede invece dopo 2-3 shampoo, il vero colore. Questo è il colore super intenso appena fatto. E quindi se mi vedete dal vivo, non so adesso come viene nella videocamera, l'attaccatura è molto abbastanza più intensa rispetto alle lunghezze. Quindi per il momento è così. Poi con i vari lavaggi scaricherà, diventerà più o meno uguale. Il mio problema purtroppo è che nelle lunghezze non prende mai benissimo come alle radici. Comunque questo penso che sia un problema un po' di tutti. Quindi, secondo me la cosa ideale sarebbe fare dei piccoli colpi di sole, un piccolo shatush proprio sulle lunghezze per far sì che il colore venga veramente vibrante. Comunque, questo è tutto. Spero di non essermi dimenticata niente. Vi dico quanto ho pagato le tinte. Alla fine mi è costato un botto perché io ho usato due tinte invece di usarne una sola. E una mi è costata 9,90 e l'altra 10,90, quindi alla fine 20 euro mi è uscito tutto. Dalla parrucchiera non so quanto avrei pagato, forse sui 35, però con anche la piega o sui 40, boh, non ho idea. Comunque, vabbè, la mia parrucchiera è abbastanza economica, non è molto cara, però volevo effettivamente risparmiare. E in teoria questi tubetti qua mi sarebbero dovuti durare per 2 volte, perché in teoria avrei dovuto utilizzare solo mezzo tubetto di uno e mezzo dell'altro, ma in realtà ne ho utilizzato un quarto in più da uno e un quarto in più nell'altro, perché alla fine io ho un botto di capelli e non mi era bastato, quindi la prossima volta mi sa che dovrò ricomprarlo di nuovo. Comunque, adesso vediamo un po' com'è il risultato. Ovviamente non sbatti farsi la tinta ogni mese, infatti è uno sfizio che mi tolgo per il momento. In questo momento qua voglio togliermi questo sfizio del rame e poi penso che da dopo l'estate a settembre ritornerò al mio colore naturale, anche perché oltre ad essere una schiavitù è anche una spesa. Comunque mi piace molto. Ditemi voi se vi piace questo colore, se vi piaceva di più il mio naturale, in caso ritorno subito. No, vabbè. Niente, per qualsiasi domanda scrivetemi nell'info box, spero che il video vi sia stato utile. Vi mando un bacio, ciao!